pratiche corrette per curare la pelle sono la detersione e i trattamenti, latte detergente, un struccante e altri detergenti come a base schiumosa, per esempio. Poi c'è il tonico. Il tonico è l'unico elemento che pulisce i pori, molto utile soprattutto per le persone che hanno la pelle grassa, per togliere, diciamo, quell'eccesso di sebo. E a partire dai 28 anni bisogna utilizzare anche un scrub, perché lo scrub toglie le cellule morte e permette alla pelle di assorbire meglio gli altri trattamenti. Quindi, per la cura bisogna utilizzare, se abbiamo meno di 28 anni, una crema viso e un contorno occhi, molto importante perché la pelle del contorno occhi è molto sottile, quindi si disidrata facilmente e quindi bisogna curarla prima di arrivare alle borse e alle rughe, quindi è una tappa molto importante e tante persone non utilizzano il contorno occhi abbastanza presto. E poi, se abbiamo la pelle molto secca, possiamo utilizzare un siero all'acido ialuronico insieme al prima della crema. Dopo i 30 anni è assolutamente d'obbligo di utilizzare un siero, quindi un siero o idratante o liftante o rassodante prima della crema. E la crema ovviamente deve essere adatta alla problematica della persona, quindi rassodante se abbiamo rilassamento della pelle, liftante se abbiamo tante rughe. Le rughe possono anche apparire tra le persone molto giovani perché si espongono troppo al sole, fumano, magari non bevono abbastanza acqua. Quindi le rughe non vuol dire che abbiamo 50 anni, possiamo avere le rughe anche a 30 anni. Quindi la qualità di vita è molto molto importante anche nella cura della pelle. E poi per finire, ogni tanto ci sono anche delle persone che hanno problematiche come le macchie dovute al sole o a altre problematiche come gli ormoni. Quindi ci sono dei trattamenti antimacchie che possono essere utilizzati nel stesso momento con gli altri trattamenti.